Eccomi, sono Gabri Costa, il vostro famoso amico youtuber. Oggi recensirò la galleria di Red Earth, il videogioco picchiaduro a incontri del 1996, quando avevo 5 anni. In questo Capcom Fighting Collection farò questo video sia per voi che per mio fratello Alex Costa. Cominciamo! Possiamo iniziare con l'artwork principale. Questi sono i quattro personaggi giocabili, quattro eroi. C'è l'artwork esclusivo per una rivista, libro promozionale Secret File, e possiamo iniziare con l'artwork personaggio. Allora, questo è Leo, re di Savalia, il leone guerriero, che ha sempre una spada e uno scudo e poi c'ha la testa da leone e il corpo umano. Poi abbiamo Mei Ling, la ragazza alle arti marziali. Poi ci abbiamo Kenji, il caposquadra dei ninja Oniwa Banshu. Questa è una strega, Tessa. E ora vi presento i loro avversari. Hauser è un mostro simile a un tirannosauro. Poi questo è Konguo, un oni giapponese. Poi abbiamo Ravage, un incrocio tra una sfinge egizia e una chimera greca. Poi questo è Aidron, un mostro marino che ha aggredito le lande gelate dove abita Tessa. È metà mollusco fossile e metà calamaro gigante. Stato creato da Sean. Questa è Lavia, l'arpia, che ha aggredito Gora. Poi abbiamo Gigi, Blade. E Sean. Si vede ancora Aidron. Poi abbiamo opuscolo promozionale. Demo del gioco. Documento di design. Fra tutti i picchiaduro io ho scelto questo. Mio fratello Alex Costa mi ha consigliato di fare Red Earth. Poi si continua con l'artwork dei personaggi. Ormai ho imparato a dire i nomi dei personaggi e anche degli avversari. Vi sto facendo vedere tutto. Dovete essere molto felici e contenti di tutte queste cose che io recensisco. Poi abbiamo il design concettuale di livello. Avete visto? In ogni luogo si affronta un avversario, casuale però. E abbiamo finito. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Un arrivederci, un bacione e un ciao da Gabri Osta. Ricordatevi che questo è il mio picchiaduro preferito, Red Earth. Io non lo conoscevo, ma il mio fratello Alex Costa mi ha fatto una sorpresa e mi ha stupito e lo ringrazio ancora una volta. Bene, ora iscrivetevi e mettete un mi piace. Fatelo per me. Mi sto facendo fare un bel viaggetto tra i ricordi.